Ogni anno migliaia di bambini sono coinvolti in episodi di soffocamento e saper riconoscere la situazione d'emergenza e intervenire in modo tempestivo può fare la differenza tra la vita e la morte. La Società Italiana di Emergenza Pediatrica, in collaborazione con la Federazione Italiana Medici Pediatrici, ha promosso un'importante iniziativa dedicata alla salute e alla sicurezza dei più piccoli, focalizzandosi sulle manovre di disostruzione in caso di inalazione di un corpo estraneo. Questa è una manifestazione che viene svolta in questa giornata in tante piazze d'Italia ed è una manifestazione della SIMEUP, che è la Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica, quindi di pediatri dell'emergenza, con la collaborazione della Federazione Italiana Medici Pediatri, la FIMP. Si tratta di sensibilizzare i genitori, i caregiver, i nonni, chi si occupa di mense, di asili, a imparare a eseguire quelle manovre di disostruzione da corpo estraneo che permettono di salvare vite dei nostri bambini, ma non solo, in caso di soffocamento. Non si è ancora disostruito. Uno, due, tre, quattro, cinque. Solo se un corpo estraneo è affiorante, siamo certissimi di poterlo prendere con un bidoncino, lo porteremo via, altrimenti mai mettere le mani in bocca alla cieca. Queste manovre dovrebbero conoscerle tutti i cittadini perché hanno una percentuale di successo del 95-98% dei casi di appunto, successo per salvare vite. E chiaramente bisogna agire nell'immediatezza perché abbiamo pochi minuti perché il nostro corpo, il nostro cervello rimanga ossigenato. Non c'è 118 che tenga, in poche parole, è un qualcosa che dovrebbe essere insegnato a tutti i cittadini proprio per ridurre questo rischio.